Ciao a tutti i cuori verdi, benvenuti o bentornati sul canale. Dopo tempo e memore sono tornata, dopo circa un mese e mezzo che non pubblicavo video, e sono tornata per rinvasare insieme a voi l'euforbia eritrea dopo un anno. Ovviamente c'è sempre il terzo incomodo, che sia Zoe, che sia Cacao, che era Perseo, sempre in mezzo. Dunque, dicevamo che perché oggi, lunedì 13 settembre, sono qui a rinvasare l'euforbia? Perché sono arrivata al tempo massimo per farlo, nel senso che settembre è l'ultimo mese adatto ai rinvasi, soprattutto ai rinvasi di piante di un certo tipo. Per cui oggi insieme, se Cacao si sposta, se no lo facciamo sopra Cacao, andrò a scegliere inevitabilmente un vaso in plastica piuttosto che uno in terracotta, perché questo lo renderà molto più pesante ed è una pianta che già pesa molto. In estate è una pianta che sposto all'esterno e già facevo fatica in questo modo, figuriamoci con un vaso in terracotta. Certo, è inevitabile che la terracotta sia un vaso molto più funzionale dal punto di vista della traspirazione, però capite bene che incollasse una pianta che pesa già. Poi il colpo da strega fa. Oggi parlo a monosillabi. Scelgo, sempre per una questione di funzionalità, un vaso che è più alto rispetto alla larghezza, per una questione di equilibrio, perché sono piante che crescono colonnari e basta pochissimo, anche una folata di vento e possono cadere, quindi dobbiamo riuscire a favorire una stabilità e un equilibrio maggiore. Se volete scoprire meglio la pianta, vi lascio qui in alto nelle schede il video dove ve la racconto. E per non perdervi nessun contenuto, potete anche seguirmi su Instagram, mi trovate come Mary Racconta. Passiamo a miscelare gli inerti e i terricci per farne uno apposta per lei. Se non mi ammazzo e se non ammazzo nessun cane, potete già vedere che il vaso sotto è sformato. Fate molta attenzione all'estrazione, se usate i guanti ancora meglio. Ok. Le radici escono da qui sotto. Allora, fate attenzione ad estrarlo dal vecchio vaso. È inevitabile che qualche radice si spezza sicuramente. Le spine sono dolorose se vi bucano una mano e il latice brucia parecchio, quindi fate attenzione. Vi dico solo che le radici stanno già in superficie. Sul discorso che inevitabilmente si romperanno le radici, è una delle motivazioni che non ci faranno bagnare la pianta oggi. Aspettiamo almeno qualche giorno, anche qualcosa di più, anche una settimana. E in generale con questa tipologia di piante impariamo a dare davvero poca acqua, perché se pensiamo alle loro origini, a dove nascono, non hanno la possibilità di bere spesso. Certo che se abbiamo anche un bel terreno drenante e idoneo, la questione irrigazione sarà ancora più facilitata dal terreno drenante e l'acqua uscirà dai fori di scolo con molta più facilità, favorendo la traspirazione e l'ossigenazione delle radici. Perché una cosa che dimentichiamo molto spesso di tutte le piante in generale, ma soprattutto delle euforbiacee e delle cactacee, è che le radici hanno bisogno di ossigeno, non solo di acqua e dei nutrienti, micro e macroelementi che troviamo nel terriccio. Questa pianta non verrà mai fuori. Quando fate queste operazioni, fate molta, molta, molta attenzione sia alle vostre mani, perché vi servono tutte le dita, se è possibile vorrei mantenerle anche io. Non ho idea da quanto stava in questo vaso, ma poverina c'aveva proprio bisogno di essere
rinvasata, ho aspettato pure troppo. Il terriccio praticamente è compattissimo, è un sasso. Questa è una cosa che non deve accadere per nessuna pianta, non solo per le euforbie. L'ho dovuta lasciare abbastanza perché altrimenti la stressiamo troppo. Vado a metterla nel vaso nuovo. Mettiamo parte del terriccio alla base del vaso. Dobbiamo centrare la pianta per l'equilibrio. Come avete visto, la terra che aveva era compattissima, un sasso, e dobbiamo cercare, quando andiamo a rifare un terriccio, di evitare che la terra si addensi in quel modo. Alzo un pochino la pianta per far andare un po' di terra sotto. Mi sa che sono riuscita anche a fare la quantità giusta di terriccio, cosa che non succede mai. Ogni volta che rinvaso una pianta devo rifare il terriccio perché non basta mai. Quanto è bello il lapillo di questa pezzatura, che essendo leggero e forato, cioè se voi lo sentite è un lapillo molto leggero, è molto granuloso e poroso. Questo ci fa rendere il mix più leggero e volendo possiamo usare questo lapillo come decorazione sulla superficie del vaso. Quindi direi che ci siamo, anche perché a questo punto siamo anche in un momento dove la luce tende ad andare via, quindi sono ancora fortunata se mi vedete. Io intanto mi sono già lavata le mani e questo non viene via. Abbiamo rinvasato la pianta, abbiamo fatto un casino. Io direi che a questo punto ci possiamo vedere al prossimo video e buona vita con le vostre euforbie, in questo caso Eritrea.